Allora, questo è l'ennesimo esperimento della Mimi nel cambiamo la location finché non troviamo una luce decente tipo in cucina e ho usurpato la camera dei miei. Infatti sono seduta sul lettone. C'è anche Giuliano qua che dorme. Notate niente di diverso? Stamattina sono stata dal parrucchiere, finalmente. Guardate. Non so se si vedono. Mi ha fatto tutti tipo i boccoli. Sembravo Peretta delle Monster High, è una figata. E sì, la tipa si è complimentata con me per la mia ricrescita. Non è una bella cosa. Però devo dire che è la prima volta che andavo al parrucchiere sono soddisfatta al 100% di come mi ha fatto i capelli, perché di solito non me li facevano mai come volevo e quindi appena tornata a casa prendevo piastre e fomme e me li sistemavo da sola. Però non è male, dai. A me piacciono. Cioè in realtà sono come li faccio di solito, ho solo fatto il colore finalmente. Perché non li facevo da settembre. Comunque, mi sono spostata anche qui così ho meno distrazioni perché in salotto riesco a distrarmi molto facilmente. Qui ho la finestra davanti, al massimo guardo fuori dalla finestra. Tra l'altro, qua penso che il mio paese sia fuori da ogni fenomeno geologico o meteorologico. Perché il terremoto per fortuna non si è sentito. La neve qui non si sa più cosa sia perché non è ancora arrivata. Hanno messo neve per domani, però io dubito. Ovviamente quando devo uscire io, neve. Però questo video aveva un senso. Aveva un senso perché dentro questo malloppo ho l'ultimo ordine ALF che mi è arrivato ieri, che ho fatto sabato scorso quando c'erano le spese gratis più la promozione gift box. Le spese gratis, vabbè, io ho usato come al solito la FedEx, quindi mi sono costate 2 euro. Ok, dopo vi faccio vedere Giuliano perché è una palla di pelo carinissima. Comunque, e c'era anche l'opzione gift box. L'altra volta io avevo fatto il video haul quando mi è arrivata la gift box, solo che non ce l'ho fatto ed era scurissimo e l'avevo già detto, comunque non l'ho messo online. Anyway. Stavolta la gift box è stata meno abbondante, però non ci lamentiamo. Io avevo preso 3 cosette, era più un ordine di rifornimento. Qua c'è la ricevuta. Io avevo preso, vabbè, la miniera booster. Poi mi sono presa il Pink Passion, perché l'ho finito. E siccome io ne sono altamente drogata. E poi ho preso questo, che è una cosa che volevo da tanto tanto tempo. Che è il brush case, perché cioè in realtà io volevo il set di pennelli, però costa 45 euro e no. Quindi, cioè, non è che io viaggi così tanto obiettivamente, però quest'estate mi sono trovata ad andare via per un weekend e mi servivano i pennelli e me li sono portati dietro in modo spartano. Allora, cioè, siccome non costa 5,80 euro, allora ho detto, boh, prendiamola. Doveva arrivare a tipo i 12 euro di spesa minima, allora prendiamolo. Ed è fatto così. Non vedo. E qua i cosi per metterci i pennelli, è semplicissimo, alla fine ci stanno. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pennelli. Che sono tanti alla fine. Poi, la gift box. Dentro, l'altra volta avevo trovato la beauty, una dei beauty books che però non ho ancora aperto perché mi sono accorta di avere tantissime palette, robe aperte, volevo un attimo trovare il momento giusto. Contate che sto facendo così con un po' di prodotti, tipo ho comprato il Black Track quanto 3 settimane fa e l'ho aperto solo l'altro ieri. Tra parentesi, che figata, chiusa parentesi. Anyway, speravo che non mi arrivasse un'altra beauty book, anche se la glitter, quella con gli ombretti glitterosi mi attirava, però sono contenta che non mi sia arrivata alla fine. Ho sentito di ragazzi a cui è arrivata la 32 piece eyeshadow, che ha dei colori tutti sbrilluccichi, però era la palette a 32 colori come la mia, solo che la mia è stravecchia. E è stata la mia prima palette congolo, anzi gingillo. Comunque, nella gift box ho trovato questo, che è uno smaltino. E l'altra volta avevo trovato quello oro, pieno di sbrillantozzi oro, che ho usato per tutto l'inverno praticamente. E
Penso che lei si sia fissata che a me piacciono i glitter, perché stavolta, se l'altra volta mi aveva mandato lo smalto oro, stavolta mi ha mandato questo, che è un concentrato di sbrillocchi argento, che a me piacciono. Solo che adesso sono in fissa con lo smalto magnetico, perché ovviamente la mia mi arriva sempre in ritardo, no? E andava di moda l'anno scorso, io non lo volevo comprare perché non avevo voglia. Avevo già ceduto lo smalto craccato, sapete, quello che faceva tutte le crepine. Solo che poi dopo 2 mesi si era già seccato e ho speso i soldi per niente, ma vabbè. Ho trovato in un negozio qua nel mio paese, vendevano gli smalti, ho preso uno della Deborah. Ovviamente prima mi sono documentata e ho visto se era uno di quelli che facevano veramente l'effetto metallizzato, veniva fuori solo una schifezzina a righe. Siccome ho visto che veniva fuori, l'ho comprato, infatti. Cioè, a parte che io ho le unghie corte, però è bello, cioè viene un bel effetto. Comunque, anyway, non tergiversiamo. Mi hanno mandato questo. Poi mi hanno mandato una cosa di un pacchiano allucinante, che è questo. Che erano degli specchietti nuovi, non so se avete presente. E sono quelle cose tutte piene di brillantazzi con... sono fucsia, bianchi, e non so se c'è anche qualche altro colore. E questo praticamente è un altro... mi pare che costi tipo sui 7 euro questo. Si apre un po' stranamente perché io non riesco mai ad aprirlo. Gli specchietti. Tra l'altro uno mi si era anche staccato, ce l'ho aperto e c'era uno specchietto staccato, ma è bastato un po' di atta che si aggiusta tutto, tanto è gratis. Come dice la Erika, è un regalo? È gratis, benvenga. Let's look up, se non penso che guarda, che stia guardando meglio. Poi mi ha dato altre 2 cosettine, stavolta la linea base, che sono queste. E sono 2 shimmer, sì, shimmer eyeliner pencil. Quella grigia, che dovrebbe essere gunmetal. E quella nera, che non mi viene in mente come si chiama. Mini swatch, non badate ai graffi sulle mie mani, sembra che io abbia lottato con delle tigri, ma in realtà è il mio gatto. No, queste 2. Sì, normali. E ciò è stato il mio ordine elf. Obiettivamente non era tanto, perché penso di aver speso in tutto sui 17 euro, quindi 15 euro dei 3 che ho ordinato, più le cose della gift box. Però questa cosa della gift box è bella, mi piace. Poi io adoro tipo gli scatoloni sorpresa. Bene. Questo era un mini haul in cui ho tergiversato. Ho fatto un video di 8 minuti, infatti ho paura che il convertitore non me lo converta. Questo era il mio mini video haul della Elf, che ho voluto fare subito così, anche perché sono presentabile, per avere un ricordo di questi capelli nuovi che non dureranno neanche 2 giorni. Vi saluto. Spero che, anche se è stato un video flash, vi sia piaciuto. Ovviamente se avete delle domande scrivetemele qua sotto nei commentini. Tanti baci dalla Mimi. Ciao. Quella pala di pelo è il mio gatto, che sta dormendo acciambellato sul lettone. Allora si sveglia sempre per nulla e adesso non si sveglia. Povero. Qua c'è il campanile che suona. Ciao naso. Alzato. Cioè, guardate il mio frangio. Basta. Se sentite questo rumore è il vento che rischia di portarsi via tipo tutto il mio giardino da 3 giorni a questa parte. Mi sento molto nel Mago di Oz. Guarda che belli. E giro. Cioè che poi in realtà per domani hanno messo neve, quindi io non so neanche se domani sera uscirò. Uffi. Cioè questo clima siberiano giusto quando io devo uscire, no? Poi sapete che io sono frettolosissima. Poi oggi ho trovato Il Piccolo Principe, il libro, infatti sono contenta. Io, mi restano 5 minuti. Ansia.
Sono distratta dalla finestra, ho problemi davvero di concentrazione, aiuto. Comunque,